Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come. La domanda che in molti si stanno ponendo è: Daniele Dal Moro troverà mai pace? Da quando è stato espulso dal Grande Fratello VIP, i siti di gossip non fanno altro che parlare di lui e del continuo tira e molla con la bella spagnola Oriana Marzoli. Relazione che a quanto pare è ufficialmente giunta al capolinea, dopo un periodo di forte passione tra i due, che faceva presagire tutto un altro finale. In queste ore su Instagram, Daniele Dal Moro è apparso un con selfie postato tra le storie, ripreso immediatamente da alcuni utenti presenti sul web, per scatenare un vortice di commenti, a metà tra critiche e consigli. Daniele Dal Moro e la guerra contro il GF VIP. La sua eliminazione o meglio espulsione avvenuta durante l'ultima edizione del Grande Fratello VIP, non gli è proprio andata giù. Come ricorderanno in molti, dopo vari avvisi pervenuti dalle voci diffuse per la casa, Daniele Dal Moro ha continuato ad avere un modo di relazionarsi con Oriana Marzoli, abbastanza discutibile. L'episodio che ha preceduto la sua espulsione immediata, infatti, è stato insieme a colei che una volta fuori dal programma, è diventata la sua fidanzata e ora, purtroppo ex. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il Veneto starebbe per abbattere la sua ira sugli autori del programma, per il trattamento ricevuto, decidendo addirittura di portare Mediaset in tribunale. Ora dobbiamo solo aspettare e vedere se queste intenzioni diventeranno realtà. Essere così convinti di se stessi, per certi versi, può essere utile per il proprio carattere, così da non correre il rischio di farsi schiacciare dagli altri. Ma in altri casi, potrebbe essere controproducente, soprattutto quando si è un personaggio pubblico e con un certo numero di fan. In quest'ultimo caso, sicuramente fa parte il veneto Daniele Dal Moro. I suoi post e le sue dirette su Twitch, ormai sono diventate un punto di riferimento per alcuni utenti, che non perdono l'occasione per prenderlo in giro e provocarlo per la troppa arroganza con la quale si rivolge a volte. Ultimo, ma non per importanza, il tweet di una ragazza, la quale dopo aver visto la foto di Dal Moro con la scritta Order of War ha risposto: guerra. Che paura, sto ragazzo di sta prendendo troppo sul serio. Eppure era così buono ma si è fatto rovinare dai surgelati. Daniele ritorna in te che è ora. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!